serata, ma cui crediamo che la politica abbia il dovere di dare della risposta ai cittadini. Deve far capire, cominciare quantomeno a far capire quali sono le motivazioni che hanno portato a livello di iter regionale alla conclusione del procedimento di VIA per quanto riguarda la discarica di cemento amianto e a, di fatto a riconoscere la compatibilità ambientale dell'impianto con il nostro territorio. Ecco, io devo dire, ringrazio innanzitutto ovviamente tutti i sindaci che sono stati con noi fin dall'inizio, a partire dal sindaco Fassina di Ferrera, sindaco di Borlone di Galiavola, sindaco Chiesa di Mezzanavigli e ci raggiungerà più tardi anche il sindaco di Scaldasole, che Scaldasole questa sera è impegnato nell'ultimo consiglio comunale, tra l'altro danno anche il saluto al segretario comunale che li lascia, ma ci raggiungeranno sicuramente più tardi. Un benvenuto ovviamente anche al presidente della provincia Daniele Bosone, che anche la provincia diciamo si è schierata apertamente contro questo folle progetto fin da subito. Sono presenti peraltro anche i consiglieri regionali Yolanda Nanni del 5 Stelle, Giuseppe Villani del PD, che dovrebbe anche più tardi, così ci ha promesso, essere con noi il consigliere Ciocca. Mancano invece i due assessori, la Claudia Maria Terzi, l'assessore regionale appunto all'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile e l'assessore Mario Melazzini. Non hanno potuto raggiungerci per motivi di impegno istituzionale. Mi ha telefonato mezz'ora fa verso le 8:30 Chiara Scuvera, che stavano ancora votando, ecco, per cui ci hanno assicurato però sia lei che il deputato Alan Ferrari che nelle prossime occasioni, se organizzassimo questi impegni nella seconda parte della settimana, sicuramente saranno della partita. Dicevo, questo progetto folle, questa malattia, questo cancro che sta cercando di insinuarsi e di devastare il nostro territorio. Devo dire che il giorno in cui abbiamo ricevuto la notizia dell'approvazione, della conclusione del procedimento di VIA, è stata veramente una botta tremenda che ci ha affranto, che ci ha abbattuto. Poi però, leggendo progressivamente il contenuto di questo documento, diciamo che la speranza è ritornata sicuramente a confortarci. Ci sono molti aspetti critici, ci sono molti aspetti, molte prescrizioni che coinvolgono i comuni del territorio, che coinvolgono la provincia e che richiederanno per essere dipanati poi dal successivo procedimento di autorizzazione integrata ambientale, dal successivo procedimento, sicuramente dei tempi. Io vi dico sinceramente, sono fiducioso, credo ancora come prima, forse più di prima, che questo progetto non può passare, perché vorrebbe dire che in discarica, prima dell'amianto, molti di noi ci hanno portato il buon senso. E questo non credo che sia ammissibile. Ecco, vi darò rapidamente alcune informazioni di carattere generale su quelle che sono le caratteristiche dell'impianto, poi lascerò la parola al dottor D'Agostino, il nostro consulente, che definirà quello che è stato l'iter amministrativo che ha portato alla conclusione del procedimento di VIA. Il geologo, il dottor Marcadruni, che definirà alcune criticità che contraddistinguono le prescrizioni nazionali e regionali delle discariche di cemento amianto, e poi lasceremo la parola ovviamente al presidente Bosone, ai sindaci e ai politici regionali. Ecco, vi dico fin da subito che noi avevamo già ottenuto il patrocinio dell'avvocato Paola Brambilla, che è peraltro il presidente del WWF regionale,
che ci ha assistito nell'ultima parte del procedimento e che sarà con noi anche nella fase del ricorso amministrativo. I sindaci mi hanno confermato tutti la loro adesione, stiamo aspettando ancora la risposta di Scaldasole, con noi ci sarà anche la provincia, poi appunto Bosone potrà dirci qualcosa di più in proposito. Ecco, per cui sicuramente impugneremo questo provvedimento. Avanti, Andrea. Ecco, la localizzazione della discarica credo che sia abbastanza nota, è in un'area assolutamente prospiciente, la raffineria si trova al di là della strada provinciale, parliamo di qualche metro. Ecco, vediamo un'altra immagine. Queste sono le caratteristiche, le dimensioni, 130.000 metri quadri è l'area di messa in disponibilità, 101.000 metri quadri è l'area destinata alla discarica, per un volume di 603.000 metri cubi, una gestione operativa che durerà 10 anni e una gestione post opera per i successivi ulteriori 30 anni. Ecco, alcuni paradossi che mi piace farvi notare. Il decreto di via a un certo punto riporta questa frase: si suggerisce al proponente di valutare la possibilità di riservare almeno una parte della volumetria dei rifiuti provenienti dal territorio lombardo, tutta una serie di mitigazioni, di attenuazioni veramente stucchevoli che vi fanno capire che quello che arriverà in discarica sarà una minima parte non dell'amianto che arriva dalla provincia di Pavia, ma neanche di quello che arriva dalla Lombardia, arriverà ben da più lontano. Ecco, altro aspetto assolutamente inconcepibile è questo. La discarica si trova all'interno di una grande area che è stata destinata a mitigazioni ambientali. Da un precedente decreto ministeriale, il decreto 1014 del 31 dicembre 2010, successivo all'autorizzazione dell'ampliamento della raffineria, il famoso impianto INIES, per cui nell'ambito di un'area di mitigazione ci si va a costruire una discarica di cemento amianto. Andiamo avanti. Ah, ecco, evidenziamo qui alcune criticità, sono tantissime, guardate. Nel corso delle nostre osservazioni ne abbiamo proposte alla Regione un numero elevatissimo, ma per questa, torni indietro per cortesia Andrea, questa secondo me è la più evidente, colossale, a cui non è stata data risposta peraltro, c'è un passaggio fugacissimo, velocissimo nell'ambito del procedimento, ma che non dà assolutamente una risposta, e per me questa è l'aspetto basilare. Vengono emunti nell'ambito della raffineria 4 milioni e 100 mila metri cubi di acqua. 4 milioni e 100 mila metri cubi di acqua che condizionano ovviamente pesantemente la società di Falda. Io ho chiesto nell'ambito della regione di darci delle prove che questi emungimenti così importanti non condizionassero il livello della falda una volta che fossero spenti tutti questi pozzi che ovviamente pescano acqua, o che qualcuno predisponesse dei modelli matematici che tranquillizzasse gli amministratori e la comunità. Questo vi assicuro non è stato fatto. Io non conosco un documento di questo genere, sono state date delle spiegazioni assolutamente superficiali che non rispondono a questo problema per me basilare. Nessuno ci può dire che se fra 10 anni, 20 anni, 50 anni non ci sarà più la raffineria, la discarica venga completamente sommersa dal livello della falda che si alza. Altro aspetto di cui non si è tenuto conto, se ne è tenuto conto, devo dire veramente con grande dispiacere che se ne è tenuto conto, è questo. La discarica è contornata da queste pipeline sotterranee, oleodotti, due oleodotti, un metanodotto e un ossigenodotto. Ma paradossalmente è stata presa in considerazione questa criticità, è stato chiesto un consulto con il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili
e i vigili si sono espressi positivamente. Addirittura, e lo dico senza nessun timore, i vigili hanno affermato che in quell'area ci si potrebbe costruire anche un asilo. Questo per farvi capire qual è la tutela che ci arriva da certi nostri organismi di controllo. Andiamo avanti. Ecco qua, altro passaggio del decreto di via. Non si rilevano impatti significativi derivanti dalla realizzazione, esercizio e post gestione della discarica, in quanto l'area di progetto è situata in zona già fortemente compromessa dalla presenza della raffineria ENI, attualmente in fase di ampliamento, interessata dal passaggio di due linee, per cui questi aspetti critici sono diventati predisponenti. Ma ci rendiamo conto di che cosa rischiamo di dover subire? Andiamo avanti. Rischio di incidente rilevante, ecco qui, questo anche qui si trova all'interno delle famose aree ERIR, rischio di incidente rilevante che erano state considerate nell'ambito del comitato tecnico dei vigili del fuoco che vi dicevo prima, con la considerazione che vi ho espresso in precedenza. Un'area agricola vergine, è un'area agricola questa, è un'area che era risaia, ci sono documenti che risalgono al 1700. Nel 1700 quest'area era destinata a risaia. Il fatto che fosse una risaia poteva essere un elemento escludente, così non è stato, perché da un certo punto in avanti è stata trasformata in pioppetta ad uso e consumo di qualcuno che ci sparge tranquillamente i fanghi industriali trattati. Altro passaggio che farebbe ridere se non facesse piangere. Il contesto rurale interessato dalla discarica è compreso in un ambito di agricoltura ad alta qualità, caratterizzato dalla significativa presenza di coltivazioni biologiche, 21-32% della superficie totale, e di spazi utilizzati per attività agrituristiche, 13,26%. Dal punto di vista della pratica produttiva, il territorio di Ferrera e Bognone è compreso nell'area di 12 prodotti a marchio di qualità. Non so effettivamente che cosa doveva di più caratterizzare quest'area per essere rispettata. Non riesco ad immaginare altro. Andiamo avanti. Altra criticità, ovviamente il traffico. Pensiamo soltanto che in questo momento ci sono tre ponti sul Po che non sono inibiti al traffico pesante. Da dove arriveranno queste camionate di roba? Sinceramente io non riesco anche questo a immaginarlo. Andiamo avanti. Ulteriore rischio è questo. Una cava di prestito che, qualora fosse autorizzata la Droni Mortara, si troverebbe in prossimità della discarica. Vedete, Ziglioli vi sta indicando, quella è la strada che corre in fianco alla discarica. Dalla discarica a questa potenziale cava di prestito ci sarà qualche decina di metri. Questo vuol dire che 2.300.000 metri cubi di inerti scavati lì contribuiranno a creare un affollamento di traffico insopportabile per le nostre infrastrutture e un inquinamento di conseguenza. Abbiamo chiesto più volte agli amministratori di applicare il principio di precauzione, che è un principio che salvaguardia il territorio e la salute della gente prima degli interessi economici, però evidentemente non è così e non è stato così, ma mi auguro che alla fine prevarrà questo principio. Ecco, qui vi ho riportato tre brevissimi appunti. Mercoledì 26 febbraio 2014 la Regione Lombardia ha indetto un convegno che a posteriori mi è sembrato sinceramente una presa in giro. Mi sento veramente umiliato, guardate. Un convegno in cui il cui titolo era Amianto, quale futuro? Le nuove tecnologie di trattamento.
tre punti molto, molto schematici. L'ascia amianto ci ha detto che ci sono 35 brevetti di attività industriali per la demolizione e l'inattivazione dell'amianto, di cui 16 sono italiani. Fra questi ce n'è stato presentato uno straordinario dal professor Norberto Roveri dell'Università di Bologna, Dipartimento di Chimica. In funzione di questo procedimento l'amianto viene praticamente scomposto e viene utilizzato come risorsa. Tutte le parti dell'amianto hanno tutte un impiego ulteriormente industriale, fino al punto di recuperare da una tonnellata di amianto 820 euro. Però si vede che questi aspetti così significativi, anche dal punto di vista economico, non interessano a nessuno in questo momento. Infine il dottor Ciunna, della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Lombardia, ci ha confermato che oggi c'è un sito in Svizzera e 23 in Germania che accolgono il nostro amianto. Il nostro cemento amianto lo mandiamo tranquillamente all'estero, esattamente alle stesse condizioni, a cui lo ficcheremo nel buco di Ferrero e Bognoni, esattamente alle stesse condizioni. Finisco. Vi faccio vedere tre flash di una risoluzione del Parlamento europeo dell'anno scorso. Tre punti. Questo dice: considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile per impianti di inertizzazione. Andiamo avanti. Considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciata alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indestruttibile nel tempo, invita la Commissione a promuovere in tutti i territori dell'Unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento e discarica di questi rifiuti. La Regione Lombardia evidentemente si vuole proporre in un contesto antistorico, assolutamente fuori da ogni contesto accettabile. L'Europa va in una direzione, la Regione Lombardia va esattamente, ci riporta ai secoli bui. Bene, io ho finito, vi ringrazio.